presentato in anteprima alla Camera il film di Alberto Negrin, Pane e Libertà, dedicato alla figura di Giuseppe Di Vittorio. Presenti alla proiezione, tra gli altri, il presidente di Montecitorio Gianfranco Fini, il direttore generale RAI Claudio Cappon, il direttore di RAI 1 e RAI Fiction Fabrizio Del Noce, il segretario della CGIL Guglielmo Epifani, il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola e il segretario dell'UGL Renata Polverini. Il film, coprodotto da RAI Fiction e Paloma Rendemol, interpretato da Pierfrancesco Favino e con le musiche composte da Ennio Morricone, racconta la storia di Di Vittorio, bracciante bambino in Puglia, protagonista della lotta antifascista e infine promotore dell'unità sindacale. Alla presentazione, che si è tenuta nella sala della regina, presenti anche la figlia di Di Vittorio, Baldina, e la nipote Silvia Berti. Scusate, se non va perché non attraversate, fate il giro di lei di qua. Più di 9 ore al giorno, non vogliamo faticare. Il mangiare deve essere di 1 litro di acqua e 1 chilo di pane di grano al giorno. La paga deve essere di 5 lire quando tagliamo il fieno, 4 lire per la mietitura e la semina. Quando concimiamo 5 lire. 3 lire quando sta la vendemmia e quando si fanno le fave e 5 lire per la potatura. Donne e ragazzi che faticano la vendemmia dovranno avere 3 lire di più al giorno.